Direttore Fontana, ha fatto molto discutere il suo editoriale di qualche giorno fa su Stefano Parisi, è stato interpretato come un endorsement. Lei ha detto che serve uno spirito di impresa anche in politica e Parisi può assicurarlo. Perché? In realtà io quello che volevo dire è che al Paese serve una rappresentanza dei moderati e dei conservatori italiani che sia all'altezza di quello che accade in altri paesi europei. Questa rappresentanza, che era molto forte in passato, ora non c'è, c'è bisogno di una nuova identità e di una nuova leadership. Penso che Parisi, per la prova che ha fatto a Milano, abbia le chance per presentarsi come uno dei ricostruttori. Lo spirito di impresa serve in politica, ma serve però anche tantissimo la capacità di ascolto del disagio sociale che è molto forte tra gli italiani. Oggi Parisi ha parlato di un paese bloccato, ieri il presidente di Confindustria ha proposto un patto per la crescita. La politica come può rispondere a questa chiamata degli industriali? La politica deve soprattutto fare le riforme spesso a costo zero, che semplifichino la vita delle imprese, aiutino chi vuole innovare e poi faccia quell'operazione che tutti ci aspettiamo da anni, del taglio delle tasse sul lavoro e sulle imprese. Per tagliare le tasse l'unica possibilità è che si incida pesantemente sulla spesa pubblica, soprattutto quella improduttiva, e che si liberino risorse per favorire chi crea posti di lavoro e chi spinge la crescita. Ultima domanda, visto che anche in questi giorni il Premier Renzi ha detto che la parola d'ordine è proprio abbassare le tasse, cosa serve? Non serve un altro modo per farlo? Sì, le tasse, noi sappiamo, siamo il paese con il più alto debito pubblico. Dire abbassare le tasse senza individuare il modo di farlo è una promessa sicuramente giusta, ma che lascia molto scetticismo. Sono 20 anni nella Seconda Repubblica che tutti i governi che si sono succeduti hanno detto che avrebbero abbassato le tasse. Come si vede dal nostro livello di tassazione, questo non è accaduto, anche in qualche caso sono addirittura aumentate.